Buongiorno a tutti! Allora, oggi riesco a girare un nuovo video. Queste saranno le energie della settimana che inizia domani e finisce con domenica prossima. Quindi vediamo un po' cosa succederà questa settimana entrante. Allora, vi faccio scegliere il mazzo. Abbiamo oracolo visivo come gruppo 1, poi abbiamo i tarocchi dei maghi come gruppo 2 e le Lenormand come gruppo 3. Scegliete tranquillamente, intuitivamente, qual è il mazzo che vi attira di più. Ovviamente potete scegliere anche più di una stesa, semplicemente significa che c'è più di un messaggio per voi se siete attratti da più mazzi. Ovviamente, lo dico sempre, sono stese generali, quindi sentite quello che, cioè prendete quello che sentite che può risuonare per voi e lasciate tranquillamente andare il resto. Io vado a spostare il mazzo del gruppo 3 e il mazzo del gruppo 2 e lavoriamo con il gruppo 1. Gruppo 1, se avete scelto l'oracolo visivo, allora questa sarà la vostra stesa. Andiamo a scegliere tre carte. Quindi gruppo 1, energie della settimana, gruppo 1. Cosa succederà da domani? Gruppo 1. Energie di questa settimana, gruppo 1. Energie di questa settimana, gruppo 1. Ok. Allora, abbiamo le nostre belle tre carte, andiamo a vedere le energie di domani e dopodomani, quindi lunedì e martedì. Ok, abbiamo la pioggia. Pioggia, momento di raccoglimento, momento di fare il punto della situazione, momento di un bel esame di coscienza. Probabilmente, magari siete rientrati dalle vacanze, avete bisogno di riordinare un attimino i pensieri. Questa è una carta dove c'è un pochino di maretta, nel senso che emotivamente vi sentite forse un po' spossati, vi sentite forse un po' non completamente centrati. E quindi lunedì e martedì saranno dei giorni dove effettivamente ricentrarvi, diciamo, a livello emozionale. Probabilmente non è un periodo semplice, tanti di voi dovranno affrontare il ritorno a scuola, piuttosto che il ritorno al lavoro, insomma, ci sono tante cose in questo periodo da rimettere insieme, quindi può essere che domani e dopodomani ci sia appunto un pochino di tempesta emotiva. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. La rete, va bene. Attenzione a quelle persone che vi tirano un po' indietro, ok? Cosa vuol dire? Che magari avete un'idea, un qualcosa che volete fare, queste persone un po' fanno da detrattori, vi dicono: ma sei proprio sicuro che? E invece ascoltate quello che è il vostro io interiore. Il giallo si riferisce proprio al vostro talento, a tutto quello che può uscire da voi, ok? Senza che rimanga intrappolato da altre persone. Quindi attenzione, mercoledì e giovedì. Vedi se vi viene qualche idea o se avete intenzione di realizzare qualcosa, fatelo, non ascoltate chi vi sta intorno, perché magari c'è qualche collega invidioso, qualche persona che non, magari che anche in buona fede non pensa che la vostra idea sia buona, ve lo dice in buona fede qualche amico o qualche amica. Voi ascoltate per carità i consigli degli altri, però poi fate di testa vostra. E qui questa carta vi dice in realtà di proseguire, se avete qualcosa in mente, fatela. Diamo energie di venerdì, sabato e domenica, bellissima carta, abbiamo la porta. La porta è una qualche occasione che vi si può presentare venerdì, sabato e domenica. Ovviamente bisogna stare attenti a riconoscerla questa occasione. Vedete la porta com'è piccola in realtà all'angolo, ma se coglierete questa occasione, poi guardate come i cerchi concentrici quando buttiamo un sasso nell'acqua, questa occasione poi si propagherà in maniera esponenziale e ovviamente si parla di un qualcosa di positivo, di una buona occasione, ok? Quindi attenzione, venerdì, sabato e domenica, magari parlerete con qualcuno che vi proporrà qualcosa, o magari qualcuno vi chiamerà, o magari semplicemente vi accorgerete che questa idea era una buona idea e troverete il modo o qualcuno vi aiuterà a realizzarla. Quindi mi raccomando, alle occasioni, venerdì, sabato e domenica, state attenti alle sincronicità, ai sogni, a tutto ciò che vi si può presentare, perché questa qui è un'occasione da cogliere, uno di quei treni che quando passano bisogna coglierli, perché appunto prevede qualcosa di buono per voi. Va bene, gruppo 1, io spero di avervi dato un buon consiglio, spero ovviamente che questa settimana sia meravigliosa, vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un bacione enorme, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, gruppo 2, se avete scelto i tarocchi dei maghi, allora vediamo come sarà la vostra settimana. Quindi gruppo 2,
come sarà la settimana del gruppo 2, questa già mi piace. Come sarà la settimana del gruppo 2? Energie della settimana. Questa è proprio uscita da sola, va bene, la prendiamo. Settimana del gruppo 2, settimana, come sarà la settimana per il gruppo 2? Come sarà la settimana per il gruppo 2? Ok, abbiamo le nostre tre carte, andiamo a vedere le energie di lunedì e martedì, quindi domani e dopodomani. Re di coppe, ok, e qui abbiamo una energia assolutamente emozionale, ma una bella energia. Re di coppe è colui che ha imparato a gestire le proprie emozioni, quindi avete in pugno la vostra coppa e quindi lunedì e martedì, energie di lunedì e martedì saranno molto molto propizie per quanto riguarda tutto ciò che riguarda la sfera emotiva e la sfera emozionale. Non fatevi fuorviare dal fatto che ci sia la tempesta qua di in sfondo, anzi, il re è proprio colui che riesce a stare in piedi durante, che riesce a galleggiare nella tempesta. Quindi vedete che qualsiasi cosa succederà domani e dopodomani sarete assolutamente padroni padroni delle vostre emozioni, quindi padroni di capeggiare, di padroneggiare qualsiasi cosa succederà. Quindi grandissima energia, l'energia di un re è sempre molto forte, è come se fosse proprio potenziati, come se aveste proprio questa potenza di andare contro tutto e tutti, oltre tutto e tutti, perché hanno detto che dobbiate andare contro, non è detto che abbiate qualcosa che vi rema contro, però proprio grande padronanza di sé lunedì e martedì, che significa che se dovete iniziare qualcosa o incontrare qualcuno, insomma, o intraprendere qualcosa, le energie sono molto buone per farlo. Vediamo le energie di mercoledì. Ovviamente, scusate, questo non l'ho detto, ma il re di coppe potrebbe anche essere una persona, un uomo o qualcuno con una spiccata energia maschile che vi aiuta dal punto di vista emozionale. Questo lo dico perché è un'assesa generale e quindi per alcuni di voi in realtà potrebbe essere così. Vediamo, scusate, le energie di mercoledì e giovedì. Giustizia, benissimo. Niente, mercoledì e giovedì, giustizia, quindi le cose andranno come avete preventivato, quindi come giusto, come sentite che è giusto per voi. Ovviamente per alcuni di voi si potrebbero anche avere dei riscontri positivi se avete questioni legali in atto o pagamenti sospesi, insomma, cioè se avete qualcosa di legale che va risolto per alcuni di voi, potrebbe essere che tra mercoledì e giovedì effettivamente la cosa verrà risolta. In secondo luogo, appunto, questi giorni potrebbero semplicemente scorrere come pensate che sia giusto che sia. In ogni caso, vedo una grandissima energia molto potente perché abbiamo un re di coppe, abbiamo una giustizia, quindi insomma una settimana dove in realtà siete molto decisi, molto intraprendenti e avete anche forse voglia che le cose vadano, cioè farete anche proprio in modo voi che le cose vadano per il verso giusto, vi attiverete per. Vediamo le energie di venerdì, sabato e domenica. 2 di bastoni e non mi stupisce perché appunto si parlava del fatto che sarete proprio voi a decidere come andranno le vostre cose. Il 2 di bastoni è proprio la pianificazione, proprio la pianificazione, vedete, lo studiare cosa fare, pianificare i mesi prossimi. Abbiamo le navi in sfondo, quindi qui abbiamo una grandissima energia di intraprendenza, se siete commercianti, potreste preventivare il commercio dei prossimi mesi, se siete studenti, potreste pianificare gli esami dei prossimi mesi e iniziare a mettervi sotto. Insomma, qua c'è una grandissima pianificazione, una grandissima azione. Quindi venerdì, sabato e domenica vi metterete proprio di buzzo buono per pianificare non solo la settimana successiva ancora, ma i mesi a venire. Quindi, che dire, un'ascesa molto intraprendente, un'ascesa bella tosta, nel senso che a vostro favore, ma sarete voi fautori del vostro destino qua, perché proprio leggo una grandissima energia dal punto di vista proprio dell'intraprendenza. Quindi una settimana intraprendente, una settimana dedita alla pianificazione, dedita proprio al raggiungimento, anche se vogliamo, di determinati obiettivi, anche se vogliamo allo sblocco di determinate situazioni. Se avete situazioni di stallo, potrebbe essere appunto che si sbloccano questa settimana. Va bene, gruppo 2, spero di avervi dato un buon messaggio, spero che questa stesa vi sia
sia utile. Ovviamente io vi auguro una settimana bellissima e niente, grazie per essere stati qua con me. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, gruppo 3, se avete scelto questo bellissimo mazzo delle Lenormand, allora questa è la vostra ascesa della settimana. Vediamo le energie della settimana che parte domani e finisce domenica. Quindi gruppo 3, energie della settimana che viene. 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 Ok. Allora, benissimo, vediamo le energie di lunedì e martedì, quindi domani e dopodomani. Ma bellissimo! abbiamo il cuore con il Jack di cuori, quindi con il Fante di cuori. E niente, mi fa specie che anche nella seconda ascesa c'era un inizio molto emozionale, qui però abbiamo proprio la voglia di iniziare qualcosa di emozionante, la voglia di iniziare qualcosa di emozionante che possa essere sì una relazione, una nuova amicizia, ma anche proprio qualcosa che vi appassiona, qualcosa che proprio che proprio avete voglia di intraprendere. Aprirete proprio il cuore a questa nuova cosa, attività, che sia appunto un'attività o che sia appunto una relazione. Però un bellissimo inizio settimana perché proprio siete a cuore aperto, cioè siete proprio con la voglia di iniziarla questa settimana. Non ci vedo il solito lunedì dove abbiamo la palpebra mezz'asta e dobbiamo bere 18 caffè prima di riprenderci. Vedo proprio una voglia di fare qualche cosa di stimolante, di bello, di passionale, di vedere qualcuno che vi piace, di vedere qualcuno che vi fa stare bene. Insomma, ci vedo questo tipo di energia. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. La nave, bellissimo. Anche qui si parla del viaggio, ma si parla ovviamente non per forza, magari per alcuni di voi sarà anche un viaggio fisico, magari ritornerete a casa, o magari andrete a casa. Però potrebbe essere ovviamente anche un viaggio mentale, anche un viaggio astrale, il viaggio può essere riferito a tante cose. Quello che mi fa sempre specie della barca è che io ci vedo sempre una grandissima intraprendenza, intraprendenza che può essere intraprendenza imprenditoriale, intraprendenza che sì, con questa carta del Fante si sposa benissimo perché qui abbiamo proprio la voglia di fare le cose a cuore aperto e proprio l'intraprendenza, l'azione, il fatto di andare, di muoversi. E questa cosa, essendoci anche un 10, io ci vedo anche ci vedo anche questa cosa che l'azione che intraprenderete questa settimana andrà a buon fine, nel senso che la concluderete, cioè qualsiasi cosa inizierete avrà un bellissimo compimento, ok? Quindi questa è una bellissima energia. Vediamo l'energia di venerdì, sabato e domenica. I gigli, ok, grandissima sintonia spirituale, grandissima serenità. Abbiamo anche un re di spade. Quindi il re ha sempre il piglio, no? Del regnante, ma anche la stabilità, il senso di armonia, il senso di sicurezza. Quindi ci vedo una bellissima energia, però probabilmente questa cosa che intraprenderete, se la concluderete, perché dipende che cos'è ovviamente, se la concluderete entro il weekend, avrete poi anche questo momento, questi giorni dove vi riposerete, dove ci sarà questa serenità interiore non indifferente. Ovviamente io lo dico, i gigli sono anche il collegamento con chi non c'è più, quindi alcuni di voi potranno anche sentire questo collegamento con appunto questa spiritualità interiore vostra che si collega appunto con i vostri cari, con magari qualcuno che non è più fra noi. Lo dico perché, essendo un'ascesa generale, per alcuni di voi potrebbe proprio essere così. Una bellissima ascesa perché abbiamo tantissime emozioni. Abbiamo appunto l'emozione delle coppe, abbiamo l'emozione dell'intraprendenza, abbiamo anche l'emozione, se vogliamo, l'energia più che l'emozione delle spade, che è quella mentale. Quindi c'è proprio anche un bellissimo mood psico
fisico, nel senso che qua c'è proprio l'armonia del cuore e l'armonia della mente, e poi abbiamo anche la spiritualità. Quindi, che dire, una settimana sicuramente ricca, molto ricca di emozioni, molto ricca di avvenimenti, se vogliamo, perché qui c'è l'azione. Ma molto ricca anche di affetto, armonia, serenità, gioia interiore. Quindi questo, vabbè, mi fa piacere perché nel weekend c'è proprio questa bellissima energia. Avete proprio questo, è come se aveste proprio la padronanza della vostra mente e questo mi fa molto piacere. Abbiamo due carte che rimandano alla mente, quindi due carte che rimandano alle spade, e poi questo bellissimo fante che appunto vi vede volentierosi di aprirvi, volentierosi di aprirvi a qualcuno o a qualcosa. Quindi una bellissima settimana, una bellissima energia. Gruppo 3, spero di esservi stata utile, spero di avervi dato un buon messaggio. Fatemi sapere se effettivamente sarà così, perché io sono sempre curiosa e poi non mi fa mai sapere nessuno. no, non è vero, qualcuno ogni tanto mi scrive e mi dice: ah, guarda che questa cosa che mi hai detto è effettivamente successa, quindi mi fa molto piacere. Va bene, gruppo 3, ripeto, spero di esservi stata utile, grazie per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!